Ciao a tutti amici creativi e benvenuti sul mio canale. Finalmente l'estate è arrivata e oggi ho voglia di realizzare dei gioielli che mi ricordano il mare e grazie a dei favolosi stampi che mi sono arrivati dal sito Cobears in seguito ad una collaborazione, oggi realizziamo insieme dei favolosi gioielli e dei piccoli accessori che ci serviranno ad abbellire le nostre giornate estive. Nell'info box trovate la lista dei materiali che ho utilizzato per questo video e che potete trovare sul sito della Cobears. Negli stampi ho spennellato dei pigmenti in polvere chamillion che avevo acquistato tempo fa e poi ho messo dei flakes fosforescenti. Nella resina che ho preparato precedentemente ho aggiunto una spatolina di glitter bianco e aurora boreale per creare dei riflessi di luce nella resina. Ho poi aggiunto qualche goccia di colorante per resina blu e dei pezzettini di angelina film bianchi. Ho miscelato bene il tutto e poi ho versato la resina negli stampi. E per ultimo, nello stampo a forma di conchiglia e a forma di cuore, ho inserito qualche goccia di pigmento a base alcolica della linea Pinata Color. Sono i pigmenti che vengono utilizzati nella tecnica della Petri dish. Trascorse circa 24 ore, cioè fino a completa catalizzazione della resina, non ci resta che scoprire le creazioni. Ed ora con tutti questi meravigliosi componenti realizzo dei gioielli. Voglio realizzare una collana e degli orecchini. Utilizzando un piccolo trapanino manuale ho forato i componenti e poi ho incollato dei perni utilizzando la colla bicomponente della Bostik. Ho collegato poi i componenti utilizzando una catena in alluminio anodizzato. Ed ecco qua. I gioielli sono pronti. Mi auguro che questo tutorial vi sia piaciuto e vi ricordo che i materiali che ho utilizzato potete trovarli sul sito della Cobears. Inoltre, nell'info box potete trovare anche un codice sconto sui vostri acquisti e trovate anche il link dei materiali che ho utilizzato. E anche per oggi questo tutorial termina qua. Spero vi sia piaciuto e che vi sia servito come spunto per le vostre creazioni. Se vi è piaciuto mettete un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video che presto usciranno. E se siete anche interessati
A vedere le mie creazioni nell'info box ci sono tutte le indicazioni per farlo. Ciao a tutti amici creativi e buona creatività a tutti!